si dovrebbe applicare è lavorare, è pensare, è progettare. E questa decisione radicale configura dall'interno il nostro essere, e questo lo portate anche adesso, come necessario, devi farci grandi spiegazioni. Se voi vedete, è questo il lato mirabile della coscienza umana, che forma se stessa, definisce se stessa, struttura se stessa. E questa è l'autentica impadenza, non quella hegeliana, non quella positivista. L'autentica immanenza è quella esistenziale. Io ricordo qualche volta in parrocchia dove abito, questi ragazzi vengono a domandarmi, sa padre, dicono che lei è esistenzialista, eccetera. Beh, dico, cosa volete? E allora dicono, ci spiego un po', cos'è questo esistenzialismo? Cos'è questa esistenza? Io dico, è una cosa così facile che la sapete dall'inizio della vostra ragione. L'esistenza è il modo di configurarsi della coscienza riflettendo su se stessa. Questa è l'esistenza. Cosa hai voluto essere? Professore di lettere? Ecco, questa è l'esistenza. Cosa hai voluto essere? Un filosofo, poveraccio. Ma insomma, questa sarà la forza della tua vita, della tua coscienza. Vedete, quindi la grandezza dell'uomo è questa riflessione costitutiva che scaturisce dall'io di ciascuno di noi. Non so se voi qualche volta, ma certamente l'avete fatto, avete riflettuto sul vostro io. E sembra che l'io sia una parola così vuota, semplice. No. L'io è una parola densissima, che raccoglie il passato, riflette sul presente e prospetta l'avvenire. Questo è l'io. Riflette sul passato. Cosa ho combinato? Cosa ho fatto finora? Ricordo un mio vecchio confratello. Una volta mi prese a bruciapelo, mi disse, senti Cornelio, senti. Cosa ti sembra di aver fatto? Dico niente. Beh, e dice, ma niente, è troppo poco. Mi sembra di aver fatto niente. Vedete, questo è un bilancio esistenziale che forse non è tanto entusiasta, comunque è la condizione dell'uomo, di essere liberato, sospeso, liberato fra l'essere e il nulla, fra il bene e il male, fra il giusto e l'ingiusto. Provate un po', quando avete qualche ora di insonnia, provate un po' a riflettere su questa situazione. L'uomo è in bilico. Nell'antichità, appunto, c'era questa una specie di demone, che appunto incupiva l'uomo, spaventava l'uomo, col pensiero del destino. E il destino, la moira, noi cristiani, almeno sottoscritto, vorrei essere cristiano, noi cristiani questa angoscia non abbiamo. Il cristianesimo non ammette angoscia. Ma dite, ma professore, io sono angosciato quando c'è un esame, sono angosciato quando devo presentare ai miei genitori i miei problemi. Quella non è angoscia, quella è ansia, è un'altra cosa. Quella è ansia, non angoscia. L'angoscia è quella specie di tenaglia che ti prende il cuore e ti ottunde la coscienza, quella è la cosa. Ti fa sparire l'orizzonte dell'esistenza, quella è l'angoscia. E questa angoscia è stata descritta stupendamente da Kierkegaard nel suo saggio Il problema dell'angoscia, che l'angoscia è tipicamente cristiana. I pagani non avevano l'angoscia, avevano la disperazione, che è un'altra cosa. Invece l'angoscia è, diremo, quella incertezza di un male imminente
dal quale tu pensi di non poterti liberare. L'angoscia di fronte a un esame è importante. Ricordo un esame, uno degli esami più difficili della mia carriera, che vedevo uscire dalla commissione questi miei colleghi, tutti rossi, qualcuno piangente. Ha detto, ma che succede qua? E sono entrato dentro anch'io. Quella è angoscia. Dunque questo è il secondo punto. Il terzo punto, e questo è il più difficile, la scelta radicale. Già un momento fa accennavo che le varie scelte che facciamo rimandano a una scelta originaria, a una scelta primaria, a una scelta che qualifica tutte le scelte seguenti. E questa dice la scelta radicale. La scelta radicale si può fare sia in modo riflesso, sia in modo spontaneo. Se fai in modo spontaneo, quando si vive, si accetta il clima dell'ambiente in cui ci troviamo. Voi siete figli di professionisti ormai affermati e il vostro ambiente è l'ambiente del professionismo. Un contadino ha il suo ambiente, del suo lavoro e così per tutte le altre forme di esistenza. Questa atmosfera esistenziale si chiama scelta radicale. Io la chiamo atmosfera esistenziale. Non so se qualcuno di voi mi domanda che cosa sentite per esistenza, per esistenzialismo, eccetera. No, io non voglio affaticarvi, ma non sono concetti molto difficili. Anzitutto guardate che esistenza, esistenzialismo in senso tecnico, non è il senso volgare. L'esistenza è il 20 giugno alle ore 12, no, quella è esistenza empirica, esistenza degli orologi. L'esistenza costitutiva della coscienza umana è in funzione della decisione della sua libertà. È la libertà che ci dà la fisionomia interiore, la fisionomia propria, quella che ci qualifica come uomini, è la libertà. E allora finiamo con una riflessione sulla natura della libertà. La libertà è la realtà più profonda, più costitutiva, più immediata della vita umana. Santa Caterina da Siena diceva che l'uomo è impastato d'amore, la donna parla d'amore, un'anima così profonda come lei, è vero questo, l'uomo è impastato d'amore, amore è capacità di scelta, è impegno di scelta, è impegno di esecuzione della scelta. L'amore è quella forza che sospinge dall'intimo la coscienza di ogni uomo, sia che ci pensi, sia che non ci pensi. Si può dire, senza riferirsi a Platone e neanche ai filosofi del Rinascimento, che l'amore è la struttura più profonda della coscienza umana. Amor meus potus meum, eo ferro cucunque ferro, diceva Sant'Agostino. Voi sapete che il simbolo di Sant'Agostino è un cuore. E Sant'Agostino, come conoscete, se avete letto le confessioni, è stato un grande amante, con gli errori anche dell'amore. Comunque Sant'Agostino ci ha rivelato un po' l'essenza di questa facoltà umana. Ma assieme a questa essenza, diremo alle volte travolgente, l'uomo dispone anche della ragione, che l'aiuto a salvarsi e a buttarsi fuori della corrente dell'esistenza, a salvarsi, insomma, da questi barroni che ci circondano da ogni parte. Quindi avete un po' che l'esistenza umana è dialettica, la coscienza umana è dialettica. Dialettica vuol dire che può volgersi ai contrari,
al vero e al falso, al bene e al male, al giusto e all'ingiusto. Confondersi. C'è l'ago della volontà è mosso dalla volontà e la stessa volontà è mossa dalla volontà. Il razionalismo occidentale la pensava diversamente, ma sbagliava. Pensava che è l'intelligenza che domina la volontà. Ci vuole l'intelligenza, d'accordo, per volere, per mettersi nell'azione, ma l'intelligenza stessa è mossa dalla volontà. Penso perché voglio pensare, penso questo perché voglio pensare questo. Voglio pensare questo perché voglio volere. Quindi in ultima radice è sempre la volontà che domina l'azione umana. E io voglio finire augurando a ciascuno di voi di aprire l'orizzonte della propria coscienza, di aprirlo con una disciplina forte, una disciplina illuminata, guardandosi sia dal troppo e sia dal poco, sia dal volere troppo e sia dal volere poco, cioè sia dal disimpegnarsi e sia di buttarsi a capofitto delle scelte della vita. Riflettiamo, misuriamo le nostre forze e cerchiamo anche un po' le varie vie che si aprono davanti a noi, perché la possibilità della volontà umana, la possibilità della volontà umana sono infinite. Possiamo volere tanto il finito quanto l'infinito, possiamo volere il bene e anche il male, il giusto e l'ingiusto, il vero e il falso. Quindi è tutta una rosa di possibilità. E questa è la grandezza dell'uomo. L'uomo ha davanti a sé una rosa di possibilità. E non bisogna piangere dopo, anche se abbiamo sbagliato. Dobbiamo riprendersi, perché possiamo voler volere. E questo voler volere apre l'infinito delle nostre possibilità. Bene, non voglio ulteriormente stancarvi. Però vorrei con Sant'Agostino farmi un'esortazione. Amate la libertà. Vivete di libertà. Cercate la libertà. Amate la libertà. Ma direte, ma padre, ma tutti noi amiamo la libertà. Anzi, qualche grattacapo l'abbiamo avuto perché avevamo troppo la libertà. Amate la libertà dell'essere. Amate la libertà del bene. Della libertà, cioè cercate di introflettervi nel fondo del vostro essere, del vostro io, della vostra coscienza, di poter prenderlo e dominarlo in ogni momento della vostra vita. E allora questa vita davanti a voi avrà un unico infinito problema, la fedeltà all'essere, la fedeltà al bene, la fedeltà al vero. E non avete rimpianti, non avete tristezze, quelle tristezze cupe che chiudono la via dell'essere e buttano nella disperazione. Guardate, uno dei vantaggi della filosofia, forse ancora prima del cristianesimo, e direi uno dei vantaggi che condiziona anche la scelta cristiana, è l'apertura infinita sull'infinità dell'essere. Di fronte a voi, a ciascuno di voi, c'è tutta la vita, c'è l'avvenire, c'è la possibilità di determinarvi per tutte le vie possibili dell'esistenza umana. Tocca a voi riflettere, tocca a voi trovare il sentiero, forse stretto, sentiero della verità e sentiero del bene. Il sentiero che magari si restringe sempre e qualche volta vi pone in angoscia. Non disperate, è la strada buona, è la strada giusta. La strada giusta per l'uomo è impegnarsi infinitamente per l'infinito, è impegnarsi fino allo spasimo per raggiungere quella luce.
per afferrare quel bene di cui non dovrebbe mai pentirmi, di fermarmi in quella luce e vedere qui guidare tutti i passi della bellezza, della grandezza, dell'infinitezza del nostro ideale. Ringraziamo il padre nuovamente. Se qualcuno vuole fare delle domande, può avvicinarsi al microfono. Lei gli ha detto che all'amore non si può comandare, ma questo si può dire anche in senso cristiano? Lei in quel senso lo intendeva o no? Intendevo il senso generale. L'amore vale sia prima del cristianesimo, sia durante il cristianesimo, cioè in fondo all'inizio di ogni nostra decisione è un atto di scelta. È l'atto di scelta, è un atto di amore. Quindi ogni scelta suppone l'amore dell'oggetto che si sceglie, è vero? E quindi questo vale in generale, mi sembra. È andato via. E lei? Su qua. Io ho risposto. C'è qualche altro? Lo obiettante è soddisfatto o può domandare qualche altra cosa, eh? Siamo qua, in famiglia, eh? Perché i filosofi fanno tutti un'unica famiglia. Niente, ancora? Ah, avete paura, andiamo, eh? Ecco, io le scelte che uno fa radicalmente, non capisco bene, non capisco bene, voglio capire bene per rispondere bene. Dunque, perché noi diciamo siamo soprattutto quello che scegliamo, bene. Le scelte radicali, no? Giusto. Allora io partendo dall'orientamento cristiano, bene. Ecco, mi sembra qua che bisogna aggiungere qualcosa, perché l'orientamento cristiano non è tanto nel particolare. E quindi diciamo che tiene aperto a tutta la libertà, come nell'ultima parte ha spiegato molto bene. In un certo senso tiene aperto al tutto, cioè tende a formare, no? Già il concetto, no? Di creato a immagine e somiglianza di Dio, ecco, questo vuol dire anche appunto che noi nell'uomo libero, certo, noi partiamo sempre dalla nostra finitezza, dalle nostre limitazioni e quindi progrediamo per gradi e quindi dobbiamo fare scelte particolari anche per riuscire a vedere appunto in quelle scelte. Ma ecco che l'orientamento cristiano non va diciamo nel fissarsi su questa, perché bisogna tenersi aperti, aperti alle altre possibilità, come lei ha detto su altri aspetti, a tutte le altre possibilità. Ecco, allora che sì, qua, per un cristiano, nella radio, nel senso appunto che non si può chiudere, diciamo, uno, fare un mestiere e nella sua esistenzialità, no? Vederlo solo in quel modo lì, cioè bisogna vederlo anche nella sua potenzialità, andare verso il tutto, perché l'orientamento cristiano richiede va verso il tutto. Cioè
l'uomo il più possibile libero per rivolgersi a tutte le dimensioni, a tutte le dimensioni. Ho aggiunto qualcosa. Sì, va bene, il suo discorso io lo trovo troppo complicato. No, va bene, no, capisco la sua preoccupazione. Bene, lei ha parlato un po' della confluenza tra la libertà naturale, radicale, e la libertà cristiana. La libertà cristiana è una libertà che si riferisce a un ideale storico, a una realtà storica, la venuta storica della redenzione umana in una certa epoca della storia. E quindi ci obbliga, chi vuole, ci obbliga a accettare un tipo di esistenza che si è qualificato in un modo molto preciso e si chiama cristianesimo. Questa è la libertà cristiana. La libertà cristiana, quindi, vede, ha una determinatezza, una positività che non è la libertà ordinaria. La libertà ordinaria è aperta all'infinito. La libertà ordinaria è fondata sull'aspirazione al bene comune, alla felicità in genere. Invece il cristiano sa che è obbligato a un tipo di esistenza che è codificata nella storia e mediante delle precise, diciamo, regole di vita che partono da quell'evento che si chiama cristianesimo. La libertà ordinaria, invece, si richiama alla possibilità radicale di ciascuno di noi. Ciascuno uomo ha la possibilità di scegliere fra bene e male, fra giusto e ingiusto, fra l'amore e l'odio, fra l'umiltà e la superbia. E questa è la possibilità naturale dell'uomo. Invece la possibilità, diciamo, la scelta cristiana, parte sulla realtà storica ben determinata di un certo evento che ha fissato la storia dell'umanità in un certo senso irrevocabile, questo è il cristianesimo. Quindi, vedete che la libertà cristiana è una libertà, potremmo dire, potenziata, innalzata di livello, e potenziata anche come responsabilità. Coloro che non accettano il cristianesimo vanno per conto loro. Ciascuno si assume il peso della propria, la responsabilità della propria esistenza. Questo è l'uomo abbandonato del mondo, è l'uomo prima del cristianesimo, fuori del cristianesimo, dopo il cristianesimo. Qui ci sarebbe il campo per delle profonde riflessioni, com'è che la storia si è inserita nel divenire umano? Com'è che la storia ha bloccato le infinite possibilità della libertà umana e l'ha bloccata in un momento storico ben definito, che è appunto la venuta di Cristo. E qui ci sarebbe appunto, come dicevo, ci sarebbero molte riflessioni, soprattutto oggi, dopo l'avvento della filosofia dell'esistenza, ci sarebbero delle cose molto profonde da dire e da svelare. Ho piacere da dirvelo a voi, da svelare certe profondità nascoste della nostra coscienza che non riusciamo mai a sviluppare, a individuare nella esistenza ordinaria, perché troppo distratti dalla vita quotidiana, di quella alterità di cui parla Heidegger. Quanti sono gli uomini che riflettono veramente sulla propria esistenza? Pochi. Io non voglio offendere nessuno, ma a me sembra che forse le donne sono più riflessive in questo senso. L'uomo è chiassoso, l'uomo vuole percorrere le vie del mondo, e se la donna, come dice Hegel, è tutta una cosa, è meno dispersa. E di solito, per esempio, non dice come antifemminista, no, è molto femminista Hegel. E lui dice, guardate, una cosa molto bella, se vi interessa Kierkegaard. Avete sentito di nominare Kierkegaard, è vero? Sorridete, quindi l'avete sentito nominare. Kierkegaard nel diario scrive: i miei due maestri sono stati una ragazzetta e un vecchio, cioè Regina e suo padre.
Regina è la fidanzata che lui poi ha lasciato, povero Regino, come l'ha trattata? Beh, vabbè, senti. Dicevo, una ragazzetta è un vecchio, suo padre. Guarda che profondo questo. E non voglio qui parlare alle ragazze, delle ragazze, che smetterebbero di ridere, che ne sarei delle ragazze. Boh, piano piano. Piano piano. Ho avvicinato tante ragazze nella mia vita, tante studentesse, eccetera. Ma comunque, vedete, e questo è il vantaggio della riflessione esistenziale. Cioè, non giudica dei grandi problemi dello spirito mediante principi a priori, no? Ma mediante situazioni esistenziali, situazioni radicali. Cosa vuol dire apprendere il bene? Cosa vuol dire apprendere il giusto? Cosa vuol dire apprendere, diciamo, il senso della vita? Questa è la filosofia esistenziale. Ed è bene che vi esercitiate, perché forse a scuola nessuno ve ne parla di queste cose. E se avete voglia, leggete Kierkegaard, magari nella mia traduzione, avete capito? Bene, c'è qualche altro che vuole domandare qualcosa, sì? Bene, bravo. Mi faccio sentire a tutti, Prenda qui. Che ne parlo, che poi fatica a capire quella domanda. Ho apprezzato molto il fatto di aver calato concetti filosofici in una realtà di tutti i giorni, pratica, e questo è utile a tutti, perché al di là di quello che può essere interessante uno studio, poi tutti noi siamo interessati a cercare degli elementi che ci consentano poi di vivere realmente questo, credo. Lei ha detto a un certo punto che il cristianesimo non ammette l'angoscia. Premetto che sono cristiano, io capisco il concetto, però io mi chiedo, ma per chi non è cristiano, qual è l'alternativa? Questa è la prima domanda. Bella, buona, bravo. E poi ne avrei altre due, non so, le farò una adesso oppure vuoi rispondere prima, come vuoi. Le altre due sono queste. Lei ha detto che bisogna anelare alla libertà in una maniera molto concreta, cioè nelle scelte di tutti i giorni. Io mi chiedo, io ho qualche anno, quindi ho superato un po' il momento, non perso, ma ho superato il momento di ideale, così, visto come fatto teorico, e mi chiedo, ma a quale costo? Cioè, in pratica, tutti noi siamo animati, credo, dello spirito del bene alla fine, credo, ci siamo tutti noi qui perché in fondo per uno spirito di ricerca. E per calarci nel concreto, allora io mi chiedo, ma a quale costo? E lei capisce cosa intendo dire, cioè calarsi nella vita di tutti i giorni, anche di fronte a scelte minime, comunque che hanno attinenza alle libertà radicali. E infine, e questa è la terza domanda, lei ha anche detto a un certo punto impegnarsi nella via stretta. Questo è infatti molto incoraggiante per chi fa delle scelte difficili, anche se magari banali. Però la domanda che sorge poi è questa, ma non dico con quali convinzioni, perché certamente c'è la base della convinzione personale che spinge così a continuare, ma con quali feedback, cioè con quali ritorni, con quali risposte, diventa molto difficile. Venendo a tre, faccia, prima domanda chiara e io rispondo, coraggio. Le ripeto la domanda? Ecco, la prima domanda era questa, cioè mi riferivo a quello che lei aveva affermato, che il cristianesimo non ammette l'angoscia. Rispondo subito, quello che posso rispondere è io mi appello un po' anche alla vostra vita personale. Vedete, altro è paura e altro è angoscia. Paure più o meno che abbiamo avuto tutti. Io ricordo i bombardamenti della prima guerra mondiale, ero un ragazzino e venivano questi apparecchi, facevano uno strepito,
bombe che scoppiavano. E noi andavamo a nasconderci dietro sotto la scala, tenendoci vicini, due bambini. Quella è paura. Paura è una specie quasi di sensazione fisica. Sì, attinge la coscienza, ma è qualcosa di fisico. Invece l'angoscia è spirituale. È un fenomeno tipicamente della persona. Quindi è un fenomeno spirituale. L'angoscia, come dice Kierkegaard, ha scritto il famoso trattato sul concetto dell'angoscia, l'angoscia viene dall'avvertenza della negatività che giace al fondo dell'esistenza. Pensate, non dimenticate. L'avvertenza della negatività che giace al fondo dell'esistenza. Non vi è mai capitato, voi giovani, non vi è mai capitato, quando avete potuto riflettere con consapevolezza, con impegno, a qualche disgrazia, a qualche dispiacere, che non è tanto la disgrazia tale e tale, ma il dispiacere tale e tale, ma è, scusate insomma il termine, è il disgraziarsi, è l'affliggersi. La fisica è come disperdersi in una scena infinita dove non c'è da posare le mani. Quella è l'angoscia. L'angoscia metafisica, l'angoscia spirituale. Solo le coscienze profonde provano questa angoscia. I grandi letterati, i filosofi, anche i santi. Cioè sentire il vuoto che si svuota. La morte che muore, il male che si immala, cioè toccare proprio il punto supremo della negazione che avanza e distrugge l'esistenza. Non so se mi sono spiegato abbastanza bene, non voglio turbarvi, per carità, non voglio che lasciate brutti soldi stasera, non voglio turbarvi, però va bene una volta fatto nella vita avvicinare queste sponde tremende del nostro destino. La seconda domanda era anelare alla libertà in maniera molto concreta, ma poi a quali costi alla fine? Qualunque costo, anelare alla libertà. Anelare alla libertà, no? Cioè come principio di libertà praticale in noi. Però noi tutti comprendiamo che al di là del concetto teorico, poi trovandosi nella realtà di tutti i giorni, diventa discutibile, senza ambire a grandi scelte, voglio dire, comunque. Non faccio grande distinzione, la vedo personalmente, non faccio una grande distinzione tra la libertà teorica e la libertà vissuta. Ma mi pare che coincidano, e solo per la libertà coincidono, perché voi non potete rendervi conto di cosa è la libertà se non siete stati impegnati nella vostra vita quotidiana a qualche scelta radicale. E cioè, vi siete impegnati a essere in un certo modo e non in un altro modo. Così, lì si apprende la libertà, si sperimenta la libertà. La libertà si sperimenta liberandosi, scegliendo, impegnandosi, affrontando il rischio. Lì si sperimenta la libertà, perché si paga il prezzo della libertà puntando sulla libertà. E questo non è un discorso criptologico, no? Un discorso ovvio. E voi magari tante volte avete sperimentato, anche se non avete riflettuto in un modo tecnico, no? Non c'è nessuna ragazza, io vorrei sentire qualche ragazza anche che si faccia viva, insomma. È il nostro campo di voi donne la libertà. Volevo chiedere io qualcosa. Sì, figlia mia, venga qua. Ecco, così va bene. Dunque, lei ha parlato di possibilità, di infinite possibilità che ha l'uomo, quindi della capacità di scelta e della libertà di scelta dell'uomo.
certo. Però questo discorso, come soprattutto in Kierkegaard, come si può conciliare con l'esistenza del diritto, delle regole e delle leggi? Cioè, quando un uomo si scontra contro il diritto con la propria libertà, a quel punto lì come si fa andare avanti, insomma? Signorina, è una cosa bellissima, ma io non l'ho capita molto, mi spiegate un pochino. Nel senso che lei ha detto che l'uomo ha infinite possibilità di scelta, esatto. E quindi la libertà è teoricamente infinita, finché uno non pone e non si pone davanti alla scelta radicale, per cui tutta la vita rimane influenzata da questa scelta radicale. Però in queste infinite possibilità l'uomo insomma vive in una società, vive in un mondo finito. E sappiamo che Kierkegaard lo risolve con la libertà inclusa nel religioso, quindi si va oltre il mondo finito. Ma l'uomo come fa poi, scontrandosi col diritto, con le regole, con la società, a pretendere una propria libertà che non si scontri con le libertà altrui, insomma? Sì, sì, è una bella domanda. Faccio un po' di fatica a farvi capire. Dunque, vedi. Il centro di possibilità della coscienza umana è la comprensione, l'ha detto anche lei adesso, il centro delle possibilità della coscienza umana oscilla fra il finito e l'infinito, fra il vero e il falso, fra il bene e il male. Ma questa è una formulazione astratta, esatta, maestra. Ciascuno di noi, ciascuno uomo, invece è immerso in una certa sfera di possibilità positive e negative, non infinita, è abbastanza caratterizzata dalla cultura, dall'ambiente, dall'indole, dal carattere e alla volta anche da fattori, diciamo, estrabondati, a volte, come dice anche la Bibbia, a volte è quello che viene per l'ispirazione, no? Quella scintilla che si scuote dentro. Bene, in questa situazione lei, io, ciascuno di noi, siamo chiamati a fare, lei l'ha nominata, a fare prima una scelta radicale. Cioè, quale tipo di bene, quale tipo di verità, quale tipo di senso tu scegli della tua vita? Questa è la scelta radicale. Prendo questa scelta radicale, poi si articolano le varie, i vari oggetti della vita, eccetera. Io non avrei altro da aggiungere se non di riflettere, di pensare, di sondare il senso di queste possibilità che si dispiegano davanti alla nostra coscienza. E qui dovrei aggiungere qualcosa che non ho detto nella esposizione. Dovrei aggiungere qualcosa che noi, ciascuno di noi, non solo dobbiamo fare una scelta radicale, ma dobbiamo muovere questa scelta radicale e canalarla in scelte particolari che siano in grado di realizzarla. Vero? Questo è il punto, diciamo, di una pedagogia trascendentale, che è la pedagogia del fine ultimo. Di ciò che lei, io, ciascuno di noi pensa di scegliere come oggetto della sua felicità, del suo benessere, della sua realizzazione. Hai voglia di studiare? Hai voglia di fare l'ingegnere? Voglio fare il barabba, eccetera. Vedete, queste sono le scelte esistenziali, diremo, radicali. In fondo a queste scelte c'è una zona di mistero che io non vi ho toccato, non ve l'ho toccata, perché ho paura anch'io. Conosciamo proprio bene, conosciamo appieno la nostra situazione interiore, la situazione del nostro io oggi, a 20 anni, a 25 anni, a 50 anni, a 80 anni, come sono scritto, tutto quello che è passato nella mia vita.
due guerre mondiali, un fiume di personaggi, piccoli e grandi, santi e bugiardi, una specie di costellazione infinita che ti fa venire le vertigini. Eccolo, vedete, qui entra la scelta radicale. E se io scelgo come fondamento della mia vita, come struttura fondante appunto della mia coscienza, un certo tipo di bene, quello mi ferma, mi blocca e io devo essere fedele. E qui la filosofia esistenziale ha detto una parola molto profonda, molto bella, e ha detto che la qualifica fondamentale della coscienza umana è la fedeltà. Ricordate? È la fedeltà. Cioè, se uno fa una scelta, e per fare la scelta si è riflettuto in modo adeguato, deve essere fedele a quella scelta. Ma oggi mi va, e domani non mi va. I bambini a Roma dicono, no, mi va, no, non ti va. Muz, bevi. E quindi corrisponde, diciamo, al positivo della scelta e il positivo della fedeltà. Bella parola. Non solo per voi donne, ma anche per noi uomini. No? Va bene? Grazie a lei. Ancora? Bene, venga, venga. No, sto qui a capire nella roba, perché lui ci sta vivo. Dunque, io volevo chiederle una cosa che riguarda l'ultima risposta che ha dato alla ragazza. Lei ha detto, noi abbiamo la libertà, di scegliere anche a un certo punto di fare una scelta radicale, no? Quindi di scegliere un nostro cammino, seguirlo. Ora, la libertà c'è prima di questa scelta. Dopo aver compiuto la scelta, lei non crede che questa libertà sia già limitata a quel punto? Guardi, la sua opzione è ovvia, naturale, che viene in mente tutto un po' a tutti. Per il fatto che uno fa una scelta, quella stessa scelta blocca le possibilità di altri sempre, no? Certamente non possiamo contemporaneamente scegliere tutte le qualità dell'essere, perché vediamo un tipo di essere di una certa qualità, non possiamo contemporaneamente scegliere la qualità opposta, questo è ovvio. Ma vede, in questa scelta che stesso empirico blocca l'infinita possibilità delle scelte, in questa scelta insieme fa uscire la volontà dalla sua potenza alla sua realtà. Perché per il fatto che io scelgo, esco, lascio la possibilità e porto la volontà alla sua realtà. Quindi, attingendo la realtà, io vinco le vuote possibilità che restano alle altre capacità di scelta e mi realizzo il mio essere in quella scelta alla quale io ho attribuito la possibilità di perfezionare il mio essere, è vero? E qui del resto siamo finiti, l'uomo è finito, qualunque passo faccia nella coscienza, sia nel conoscere sia nel volere, limita la possibilità sia della coscienza sia del volere, limita realizzando. Perché se resta la semplice possibilità, resta con la bocca vuota, con la coscienza vuota. Capito? Sono spiegato? Scusi, un altro dubbio. Il fatto di fare una scelta, di andare avanti su quella scelta, a me onestamente fa paura. A me fa pensare a tutta quella gente che a un certo punto si pone degli obiettivi ed è disposta a passare soprattutto pur di raggiungerli, anche se sono gli obiettivi più buoni, più giusti del mondo. Per cui, secondo me, sarebbe giusto avere l'umiltà e lasciarsi sempre la possibilità, anche dopo aver compiuto una scelta radicale, di poterla anche sovvertire in qualunque momento, di poter tornare indietro, di poterne scegliere un'altra. Sì, lei deve rifare. La scelta non si fa una volta sola, si può fare anche infinite volte. Deve modificare la sua scelta radicale e mettersi su un'altra strada. Altrimenti si scala nel fanatismo, poi, credo. Anche. E quindi solito non ho il coraggio di dire tutto quello che penso, non ho il coraggio, perché ho paura di fare del male, eh? Ho
o lo deve fare del male. Però vedete, vedete, Sartre, una delle sue commedie, Le Mosche, fa un dialogo tra Prometeo e Giove. A un certo momento, nel dialogo, Giove dice a Prometeo: un po' di rispetto, ma sono il tuo padrone, ti ho creato, eccetera, ma un po' di rispetto, ti ho dato io la libertà. E Sarzo, cioè Prometeo, prende la parola: Giove, hai fatto libero? Sì, adesso difenditi. Adesso difenditi, perché mediante la libertà l'uomo può ribellarsi anche a Dio. E noi sappiamo che questo non è una possibilità astratta, è la realtà di tutta la storia dell'uomo, che pone il problema del male. E avete messo il problema del male nell'avviso del Consiglio di Stato. E questo è un argomento inesauribile. Guardate, posso dirlo, sì, ma io vi domando scusa perché non voglio impressionarvi. Per me, poveraccio uomo qui davanti a voi, l'unico problema che non riesco a risolvere è il problema del male. Ci ho pensato, ci penso, ho scritto, riscritto, corretto, ricorretto, non ci capisco. Il male esiste, accidenti se esiste. Il male fisico è tremendo, e il male morale è ancora più tremendo.